sono ufficialmente arrivati questi due, che sono i pacchi più interessanti che abbia mai ordinato di sempre. Ormai lo conoscete meglio di me, Temu, il sito web che sta spopolando nell'ultimo anno, dove gli youtuber hanno comprato dei gadget assurdi dai più costosi ai meno costosi. E con questo coltello è arrivato il momento di spacchettare tutto quanto, raga. Facciamo attenzione ovviamente a non farci male. E vabbè, raga, guardate quanta roba c'è all'interno. E vi posso assicurare che molti di questi oggetti vi stupiranno. Senza perdere tempo, voglio partire da questo qua, raga. Vi starete chiedendo cos'è sta roba. Effettivamente neanche io l'ho capita bene, ma si chiama Plasma Ball. Non so se riuscite a leggerla bene. Vi starete chiedendo cos'è sta roba, raga. Adesso ve lo mostro, adesso ve lo mostro. Dobbiamo innanzitutto prendere questo cavo USB e andarlo a collegare ad una presa, perché serve dell'alimentazione. Ragazzi, non vi spaventate, spero di non saltare in aria, quindi non voglio morire. Provo a collegarlo al mio power bank. È partito, raga! Non so se si vede, non so se riuscite a vederlo, fermi tutti. Lo vedete? Se io con un dito dovessi toccare una parte di questa plasma ball. Oh! Raga! Raga! Lo avete visto? Lo state vedendo? Ragazzi, non so se Oh mio Dio! Questa è la cosa più assurda, non sto scherzando ragazzi, la cosa più assurda di sempre. Praticamente con le mie dita muovo tutta l'elettricità che ci sta dentro questa plasma ball. Ah, e quasi mi dimenticavo, cliccando nel primo link in descrizione tutti quanti i prodotti saranno scontati alla bellezza di 9,90€, come ad esempio questi che state vedendo ora sullo schermo. E cosa ancora più assurda, avrete 100€ di coupon, non sto scherzando. Tutto questo cliccando nel primo link in descrizione, nel primo link nei commenti. E il secondo pacco è questo qua. Ora non si capisce bene dall'immagine cosa sia, ma dovrebbe essere una specie di proiettore, un proiettore 3D, raga. Ok, questo pure è interessante. Questo pure è interessante. Tu c'è il telecomando. Per il prezzo che ha, all'incirca tipo 15-14€, quanta qualità c'è? Colleghiamo la testa al... No, raga, cioè già vederlo così, già da averlo così, possa assicurare che è una figata. Pure questo va probabilmente alimentato. È tutto fatto fighissimo. Colleghiamolo al power bank, come sempre, che utilizzerò per testare tutti questi prodotti. Se io adesso con il telecomando dovessi cliccare su on, dovrebbe partire. Il problema è che non parte, raga. Forse c'è un piccolissimo problema. Non ho collegato bene la testa. Ah, ecco, non c'erano delle pile all'interno del telecomando. E questo può essere un problema, perché non so dove trovare delle batterie. Sì, 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 ma funziona, ragazzi! Raga, non ho idea se dalla GoPro si riprende bene, ma guardate che figata. E praticamente c'è un sacco di... No, possiamo scegliere noi colori. No, sta roba è bellissima. Sia possiamo diminuirli, possiamo cambiare il colore della nube. È tutto così assurdo. Ma adesso è arrivato il momento di spostarci un po' di più sul gaming. Qua dentro dovrebbe esserci una, e dico una, delle keyboard da gaming meccaniche più economiche ma più fighe di sempre. E voilà, raga. Oh mio Dio. Questa non è una semplice tastiera da gaming, perché l'ho presa proprio appositamente. Rumorosa, a me piace un sacco il rumore. Quanto è bella, raga. Guardate quanto è bella. Con tutti quanti questi tasti così, rossi ai lati e neri al centro. Il mio rumore preferito. Io amo sentire questo rumore. Voglio un attimo vedere se riesco a collegarlo al power bank, se si illumina, perché ovviamente una tastiera del genere è anche LED. Se la proviamo a collegare, no, perché devo collegarla per forza al PC per illuminarla. Presumo proprio di sì. La testerò e nei prossimi giorni vi dirò se effettivamente è assurda oppure magari no. La Music Smart Light Sound Machine. Un nome più lungo del genere per una lampada non l'ho mai visto. Lo so. No, è bellissima. Guardate che design. Io potrei creare e arredare tutta quanta la mia casa e la mia postazione solamente utilizzando Temu. Ma se avete un qualsiasi telefono, potete appoggiarlo qua e magicamente si carica. Cioè, voi mentre dormite avete questa lampada tutta quanta LED, che potete comunque sia scegliere il colore. In più caricate il telefono e ancora di più, raga, c'è anche il Bluetooth per la musica. Se io clicco qua, cambio tutti quanti i colori. Ora io non so se della ripresa si vede bene, perché comunque sono tutti quanti LED, ma dà un effetto strafuturistico, raga, vi giuro. Guardate,
Che bello, raga. E ovviamente si può selezionare tutto, ragazzi, a livello di time, quindi per il tempo, che ora è, eccetera, eccetera. La sveglia, qualsiasi cosa, e si alimenta, come sempre, con un semplice cavo. Siamo quasi per finire l'unboxing e direi di andare a scartare, senza perdere tempo, queste cuffie Headphone Pure Music. I miei commenti devono essere sinceri, nel senso, se un prodotto fa cagare, io posso tranquillamente dire che il prodotto fa cagare. Quindi queste cuffie le voglio provare subito per dirvi se effettivamente sono buone oppure no. Non mi ricordo neanche quanto l'ho pagate, non so neanche come si fa ad accenderle. Devo essere sincero, isolazione del suono è praticamente pari a zero, nel senso, non sono come le AirPods o come le cuffie solite da gaming. Se dovessi dare un voto onestissimo e sincero da 0 a 10, darei un 5,5-6. Se magari qualcuno non vuole spendere centinaia o decine e decine di euro per delle cuffie, non sono proprio male. Questo è uno dei pezzi grossi. Sono praticamente dei pannelli molto carini. Eccoli qua, ragazzi. Eccoli qua, sono piccoli. C'ero, me li aspettavo leggermente più grandi. Sono effettivamente un po' piccolini. Tramite questi specie di pin si collegano l'uno all'altro. Io lo sto creando praticamente a caso, senza un senso logico. Poi, attaccati tutti quanti al muro, esce una figata. L'unica piccolissima pecca, se devo essere sincero, è che sono leggermente piccoli. Cioè, me li aspettavo un po' più grandi. Però, raga, per il prezzo, vi ripeto, non possiamo lamentarci. Ba-bam! Stra confermata. Guardate che figata, raga. Magari se avessi preso più pezzi sarebbe uscito tutto quanto ancora più bello. Però capite che possiamo farci prendere qualsiasi forma noi vogliamo. Guardate che roba, raga. Poi voi ovviamente nei commenti, raga, scrivetemi qual è stato il vostro prodotto preferito, perché ne abbiamo aperti tantissimi ancora, ce ne mancano un paio. Ma sarà a voi scegliere quale sarà il preferito. E spoiler, facciamo così una bellissima gara: quello che avrà più voti lo andrò a regalare a uno di voi che scrive nei commenti io. In questo modo qualcuno avrà la fortuna di provare questi prodotti, che comunque sia sono stra assurdi. Successivamente troviamo un power socket. Vi chiederete perché ho dovuto comprare un power socket. Io in casa ho un piccolissimo problema. Dato che è una postazione del genere da gaming, come state osservando, molto grande, il mio problema sono sempre state le prese. Le prese, le ciabatte, quelle cazzate là. Proprio per questo motivo mi sono detto: ok, adesso basta, prendo questa. In questo modo, raga, non avrò sicuramente più problemi. Ne ha 4 USB, 2 grosse, anzi non so quante grosse. Posso collegarci praticamente tante altre ciabatte a questa mega power socket. Ho detto: vabbè, mi accontento di questa qua. In questo modo posso collegarci tutta la casa addirittura ad un power socket del genere. Neanche a dirvelo, è approvato, ma era più una roba che serviva a me personalmente. Terminiamo con gli ultimi 3 prodotti rimanenti, di cui 2 sono dei tappetini per mouse, perché ragazzi io amo cambiare i tappetini del mouse. Questo è molto no, ma raga, questo è piccolo, porca miseria, io lo voglio proprio grande. Se notate, quello della mia postazione è praticamente enorme, cioè va da qua a qua. Questo qua purtroppo è molto più piccolo, però comunque sia super carino per chi ha una piccola postazione. Per fortuna però ho preso questo, che dovrebbe essere effettivamente grande. Andiamo a questo è grande, ragazzi. Sto tappeto, vabbè. Mi sa che mi sono ridetto, ragazzi. Se quello là era piccolo, questo mi basta e avanza. E infine un qualcosa che mi serviva per realizzare i video horror, le esplorazioni notturne, comunque sia video al buio, è proprio questa roba. Vi starete chiedendo cos'è? Signori, una mega, e dico una mega luce. Guardate quanto caspita illumina. Oh mio Dio! In questo modo posso fare tutte quante le mie esplorazioni notturne illuminate. Che dire, raga, trovate il link di Temu in descrizione con il codice sconto del 30%. Noi ci becchiamo direttamente domani per un prossimo video. Bella boys!